Ciao gente, benvenuti ad un nuovo video. Oggi mi trovo esattamente a Mestre, in Piazzale delle Barche, al mercato coperto San Michele. Oggi vi voglio far vedere questo mercato coperto veramente stupendo, nato da pochissimo, ma adesso vi porto a fare un giro. Siamo dietro il centro commerciale delle Barche. Qui ad aspettarmi c'è Paolo Zane, l'amministratore del mercato coperto di San Michele. Ciao David, adesso ti porto a conoscere il nostro mercato. Spiegami da quando è nato questo mercato. Allora, questo mercato coperto di Mestre, mercato San Michele, è stato inaugurato nel novembre del 2019, è composto da 47 negozi di varie attività merceologiche. Qui dentro abbiamo il pesce, abbiamo la frutta e verdura, i fiori, la carne, la macelleria, i salumi, i latticini, i formaggi, insomma, e il miele, abbiamo un negozio anche di vendita al miele. 47 negozi composti, ci lavorano circa 150-200 persone dal lunedì al sabato. Chi ha costruito questo mercato? Allora, questa è una struttura del comune di Venezia, la ditta costruttrice è la ditta Ubner, una società diciamo altoatesina specializzata soprattutto in costruzioni di differenti allo sci, pertanto seggiovie, funivie, costruzioni di montagna. Ma è stata una bella idea, un bel progetto innovativo qui proprio al centro di Mestre. Come sono composti i box? Allora, abbiamo varie tipologie merceologiche all'interno del mercato. Abbiamo due box solo di salumi, macellerie, due box invece di latticini, formaggi e via dicendo, molti box di frutta e verdura e soprattutto abbiamo un mercato del pesce molto ricco, molto vivace qui a Mestre, in centro città. L'organizzazione di questo mercato com'è composta? Allora, l'organizzazione, io sono amministratore assieme alla mia società di questo mercato. Abbiamo un mercato che è diciamo video sorvegliato giorno e notte sia nelle parti interne che nelle parti esterne, perché abbiamo tutte le parti esterne sono riservate a servizi per il deposito dei vari carretti per il carico e scarico della merce. Ci sono degli orari ben prefissati per l'apertura del mercato, che apre praticamente alla mattina alle 7 e chiude alle 8 di sera. Il carico e scarico è regolamentato, abbiamo le pulizie giornaliere di tutto il mercato, abbiamo l'area riservata per i bagni per gli operatori, suddivisi bagni per uomini naturalmente e bagni per donne. E abbiamo l'illuminazione che è 7 giorni su 7 illumina il mercato in tutte le sue ore. Insomma, c'è una sicurezza, un'attenzione all'igiene e alla sicurezza molto, molto particolare. Gli orari? Orari, dicevo prima, apertura 7 di mattina e chiusura 8 di sera. Naturalmente i box del pesce sono aperti solo dal martedì al sabato, dalla mattina alle 2 del pomeriggio, mentre gli altri sono sempre aperti. È aperto anche la domenica nei giorni prefestivi. Bene Paolo, a questo punto partirei con il mio show cooking. Benissimo. Andiamo intanto a prendere qualche materia prima, sì, e poi iniziamo a cucinare. Bene. Quindi Paolo, ti sei già munito di cassettina e adesso andiamo a fare la spesa. Cominciamo. Riso. Perfetto. E uno. Perfetto. Viene così? Perfetto, grazie. Nel burro, perfetto. Devo fare un piatto, devo farvi. Buongiorno, mi servirebbe del miele da caccia. Può bastare? Benissimo, ottimo, grazie mille. L'azienda ha anche delle alici. Eccoli qua, grazie mille, gentilissimo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Mi servirebbero due etti dei vongole pevarasse. Ecco qua. Grazie mille. Quindi ecco pronta la mia postazione e a questo punto parto col mio show cooking. Volendo potete farli tranquillamente come al solito, aggiungendo anche magari una patata lessa o anche senza, basta aggiungere più farina. Asciugherà tutta l'acqua che c'è all'interno della zucca e sarà un composto liscio e omogeneo. Abbiamo il nostro assessore Costalonga al commercio che è venuto a trovarci. In questa maniera abbiamo la freschezza anche la parte. Cosa dici Paolo?
bello. Sì. Ho fatto una dimostrazione di alcuni sì, con la zucchera, vitto, cavolo nero. Ne mettiamo in padella, un goccino d'acqua, scottiamo con un coperchio, in questa maniera si è tritato finemente per vincere. Quindi è lo stesso procedimento di un qualsiasi risotto. Alla latte invece alla parte. Ah no, neanche. Allora, tutto qua. Adesso prendiamo il nostro bello burrottino, bello risotto aromatizzato. Radicchio, risotto radicchio. Risotto radicchio, adesso vongole pevalasse. Vongole pevalasse. Adesso andiamo a battere un pochettino. Knel di zucca. Ora un goccino d'olio così di sopra per dargli un po' di lucentezza, diciamo, al nostro risotto. Caro chef, cosa ne ottimo, pensi, Paolo? Bellissimo, bellissimo, dei piatti coloratissimi, profumatissimi, con gli ingredienti del mercato naturalmente. E con 10 euro di spesa. Sì, sì, con una spesa minima. Abbiamo una spesa fatto minima. Tre piatti, tre idee. Per tutti i giorni, non solo per il Natale. Paolo, allora cosa dici questi piatti? Sì o no? Massa boh. Troppo boh. Grazie ancora Paolo. Grazie a te chef. E speriamo di averti presto qui al mercato San Michele con noi. Gentilissimo, grazie ancora. Grazie. Sì, sì.